19. Non mi dite il ragazzo, non mi dite il ragazzo. I problemi. I problemi del 2019 li buttiamo. Ma siete giovani che Tu pure? Sì. Cosa buttereste dalla finestra di questo 2019? Diciamo quasi niente. Lui è contento. Qualche imbroglio di casa, qualche oggetto inutile. Dove trascorrerete il Capodanno? A casa. Sì. Ragazzi, con una pace. Buon anno. Grazie mille. Gli auguri li faccio alla mia mamma, che è sempre. Dove abita? Abita a Nocera Superiore. Poi? E quindi alla mia famiglia, mia sorella, i miei fratelli, e mio padre e a mia nonna che ha 97 anni. Si sta bene? Si lavora, si sta bene, sono precisioni i pagamenti, non mi posso lamentare, anzi. Allora, senti, a che ora smetti di lavorare? Alle 19. E poi a casa? E poi a casa e facciamo il cenone a mia moglie. Ragazzi, vi volete bene? Sì. Ed è un bel cenone. Una bella bottiglia di vino in fresco, ci sta? Niente. Stare con la persona amata. Sì, la piccolina sta qua. La piccolina sta qua, ragazzi. Fatti dare un bacio. Auguri, prof. Questa è una bella famiglia. Come al solito, vogliamo approfittare per fare gli auguri di buon anno a chi ci ascolta, ottimo 2020 a tutti quanti, a tutti voi telespettatori di Telenuova, tutti voi che ci state ascoltando, che il 2020 vi possa regalare tutto ciò che desiderate. Auguri a tutti. Cosa dobbiamo buttare dalla Anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Felicissimissimo nuovo anno a tutti quanti. Tanti di noi ne hanno bisogno, di ritrovare serenità. La città ne ha bisogno. La città. Come trascorrerete stasera il Capodanno? A casa in famiglia. Tutti. Speriamo di mariti, no? I mariti li salviamo. Salviamo. I mariti. No. Ma veramente i nostri figli, ci portiamo dietro. Buona passeggiata. Buon anno, ciao, buon Natale. Come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Pizza per colazione? Sì, sì. Ci vuole proprio, andate come fu, pizza fritta, colazione e poi stasera non si cena. Stasera c'è il mitico cenone, c'è pesce stasera, il famoso scialatiello con i frutti di mare. Sì, fino alle 7:30 siamo qua. Probabile, non lo so. Ok, i soldini ce li abbiamo. Sì. Stasera dove andiamo a cenare? A casa della suocera. Che cosa ha preparato? Non lo so. Menù a sorpresa. Tu sai che cosa sta preparando? No, menù a sorpresa. Menù a sorpresa. Sì. Senti, chi butteresti giù? Diciamo del 2019, non diciamo di stasera. Che cosa butteresti giù del 2019? Niente.